tutti i sant'Antinesi, in particolare alla parrocchia di Sant'Antonio, il programma di Rosino, e benvenuti a tutti da Sant'Antinesi. Ecco, vogliamo salutare e ringraziare padre Giovanni Milani, un applauso. Da Padova, con questa grande gioia che ci è venuto come provvidenza, e noi veramente la accogliamo come bambini che ricevono all'improvviso un regalo, ecco, le reliquie del grande Sant'Antonio di Padova. E allora voglio dire, veramente noi dobbiamo ringraziare il Signore, Don Franco Pedrosino, e veramente la Vergine Maria, perché ecco, abbiamo avuto la Madonna, che sicuramente è stata anche la mia e Sant'Antonio. E allora diamo inizio a questa settimana santa, Antoniana possiamo dire, ecco, con un benvenuto a padre Giovanni. Adesso facciamo la preghiera introduttiva, poi facciamo la tredicina insieme. Ce lo vogliamo dire, lo vogliamo dire. Abbiamo voluto fare un regalo al nostro Don Antonio Scarano, facciamo la iniziare davvero grazie a Don Ernesto, a Don Antonio, a Don Franco che ha potuto organizzare un po' questa pellegrinaggio nella zona. Ed è bello oggi ritornare qui in questo santuario, in Maria Santissima Assunta, perché forse pochi lo sanno, Sant'Antonio è nato il 15 di agosto, il giorno dell'Assunta. Quindi davvero è un dono speciale. Allora, è tutto un programma. Sant'Antonio è nato il 15 agosto, è la nostra festa. Oh. Applauso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore ci dona i santi, il riflesso della sua santità, come amici e modelli della vita, della perfezione, sia con tutti voi. E con il Spirito. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per venerare le due reliquie di Sant'Antonio di Padova, che quest'oggi fanno visita alla nostra comunità parrocchiale, e vi rimandando per alcuni giorni, affinché sia stimolo per ciascuno a prendere sul serio la comune chiamata alla santità e la conoscenza dell'intensa vita di questo santo. Ci attragga verso una vita piena, come è stata la sua. Sant'Antonio di Padova è conosciuto dalla Chiesa come francescano, sacerdote e dottore. Quanti doni e grazie sono legati alla vita di Sant'Antonio, soprattutto quello della predicazione ai cuori più avversi e ostinati all'amore di Dio. Le parole di Antonio sono state trattate motivo di conversione, via per conoscere e avvicinarsi all'immenso amore di Dio. La vita di Sant'Antonio è stata sacramento di nostro Signore Gesù Cristo. Per questo motivo ci accostiamo alla sua reliquia, attratti dal suo esempio e desiderosi della sua intercessione. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Sant'Antonio di Padova come esempio di vita per tutti. Tu hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo della predicazione una via attraverso la quale tante anime hanno sentito il profumo del paradiso. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a noi concedi per sua intercessione di tendere la mano al fratello che soffre. Rendi piena la nostra gioia, ti chiediamo per sua intercessione di vivere da originali e non da fotocopia, accontentandoci di ciò che passa, così da poter avere sempre più lo sguardo rivolto a te, che sei via, verità e vita. Amen. Amen. Ecco la preghiera di
siamo la Tredicina, noi iniziamo il 31 maggio al 12 giugno, ecco questa è la Tredicina breve, diciamo la Tredicina un poco più, però vogliamo accogliere Sant'Antonio con la Tredicina in cui viene sempre invocato. O Signore, che reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, concedi per la sua intercessione una fede forte, fa che la nostra vita sia coerente con il credo del Commissiano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Guarda le vittime della violenza e della guerra. Fa che questo mondo sconvolto e pieno di tensioni possiamo essere coraggiosi testimoni della non violenza e della corruzione umana e della pace. Gloria al Padre, alla Figlia e allo Spirito Santo. O Dio che hai concesso a Sant'Antonio il dono della guarigione e dei miracoli, concedi la salute dell'anima e del corpo. Dona serenità e conforto a quando si raccomandano le nostre disponibili al servizio verso i malati, gli anziani, gli infelici, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade di uomini, proteggi nella tua materna misericordia i viandanti, i profughi, gli emigranti, chi è lontano da loro ogni pericolo e quindi loro passi sulla via della pace, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre ci dà la benedizione. Sì.
Ecco, vi do soltanto così per il programma per domani, perché poi domani è sabato, poi la sera c'è la messa vespertina, diciamo, poi ci abbiamo sia i manifesti, ma poi domani cercheremo di dare, domani sera e anche domenica, i programmi a tutte le persone che vengono. Domani alle 8 c'è il di mattina, c'è il Santo Rosario. Alle... Il grande, nel mezzo questo donato, è la massa corporis, cioè tutta la presenza corporea di Sant'Antonio. Quando poi dicono, ma quale parte? Proprio tutto il corpo, perché la sua carne non si è appoggiata sulle ossa, non si è consumata, ma si è agglomerata e è stata trovata nel 1981 nella zona del petto più o meno vicino al cuore. È stata analizzata e hanno trovato che c'è la massa cardiaca, la massa muscolare, il DNA, tutta la presenza corporea. E nel 1981 proprio c'è una commissione anche atea, sia per la reliquia che anche la reliquia, per quello che è rimasto poi in tomba, hanno potuto vedere gocce di sangue ancora vive. Invece in questa più piccola è un frammento della costola fluttuante. La costola fluttuante è la dodicesima, è fatta di cartilagini rispetto a... Stamattina siamo stati da un ortopedico che ce l'ha lì. Stamattina? Siamo stati da un ortopedico il quale siamo stati a trovare la moglie e ci ha spiegato proprio che ci sia come dici tu. È proprio, essendo cartilagine, è come composizione molto semplice, molto fragile, è la prima a consumarsi. E invece c'è ancora il Papa nell'81, San Giovanni Paolo II, adesso che era Papa, e aveva detto che questa reliquia, per chi la vede, per chi la tocca, per chi la incontra, la bacia, possa essere soffio di speranza e battito di vita. Davvero sia anche per qua, per San Marino, soffio di speranza e battito di vita per tutti voi. Da domani potete trovare anche, magari c'è il tuo della chiesa, potete trovare delle lettere dentro il reliquiario di Sant'Antonio, la preghiera di Sant'Antonio dietro, trovate anche delle immagini, poi un po' di materiale e poi in quella lettera trovate anche una cartoncina con scritto caro Sant'Antonio. A voi il compito di scrivere una preghiera, un'intercessione, poi troverete davanti al reliquiario una cassettina dove verranno messe. E queste lettere verranno tutte aperte, tutte quante lettere, Padova, e faranno il gesto del pellegrino, cioè tutte verranno a contatto con la tomba di Sant'Antonio. Poi noi frati, siamo in 50 in Basilica, alle 13 suore di clausura a Campo San Piero, vi porteremo per 3 mesi in preghiera, quindi sarete accompagnati da questa dimensione spirituale. Poi troverete anche, se frequentate la chiesa, troverete anche un tagliando, lì è molto libero. Se volete compilarlo, se poi mettendo nella buca che troverete, per chi vi arriva, per chi volete, vi arriverà poi per un anno intero la rivista del Messaggero in modo gratuito. Fine 2025 non volete più la rivista, perché vi verrà chiesto poi se volete abbonarvi, è molto libero. Se è un sì, allora poi si paga l'abbonamento, se no in modo gratuito vi verrà poi cancellato anche il vostro nome, però in modo molto libero. Adesso c'è la benedizione, ma siccome anch'io ho ricevuto tanto, davvero a Sant'Antonio, sarà il parroco Don Franco a donare la benedizione. Signore sia con voi, per l'intercessione di Sant'Antonio di Padova, vi benedica il mio potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andiamo in pace.